45 milioni per i porti di Pescara e Ortona. E questo è il programma triennale di opere pubbliche per il sistema portuale abruzzese, presentato dal presidente della regione Marco Marsilio e dal presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale Rodolfo Giampieri. In bilancio sono stati posti 7 milioni e mezzo per il primo anno, 36 e mezzo per il secondo e circa mezzo milione per il terzo. Ma noi passiamo da una situazione in cui i porti dell'Abruzzo erano sostanzialmente dimenticati a una situazione in cui i porti dell'Abruzzo riacquistano la loro dignità e il loro ruolo nella portualità del sistema dell'Adriatico. Soddisfatto anche il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Ora il nostro compito come regione, ha dichiarato il presidente, sarà quello di far diventare quelle opere prioritarie in seno all'agenda. Tuttavia non esistono coperture finanziarie, i 45 milioni sono indicati come finanziamenti statali da reperire, poiché infatti i porti di Pescara e Ortona sono classificati di interesse strategico nazionale e quindi rientrano nella competenza dell'autorità e del Ministero delle Infrastrutture. Nella programmazione triennale scorsa invece erano stati stanziati 7 milioni e mezzo, somma che proveniva dal Fondo Sviluppo e Coesione. Questa volta invece si punta al jackpot, ma per ora il denaro non esiste ancora. Bisogna vedere se lo Stato approverà il piano di Marsilio e invierà davvero la somma richiesta. Questi fondi entrano nella programmazione, finalmente nella programmazione strategica dell'autorità, che quindi dimostra di voler sposare il progetto di far rinascere il porto di Pescara e lo presenta al Ministero per il finanziamento. Io credo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finanzierà questo intervento, aderirà senz'altro a questa richiesta, sarebbe molto grave se accadesse il contrario.